Non conosco collega che non abbia subito una rapina. Sicuramente c'è una percezione di una microcriminalità che tende a utilizzare la farmacia come bancomat, cioè come un posto dove rischia poco. Le sono rapine concentrate soprattutto nelle ore di chiusura, dalle 17 alle 19.30. Io sono intorno alla quindicina di rapine nell'arco di 20 anni, ecco. Come i farmacisti sanno, modalità e orari in cui le rapine sono più frequenti, c'è chi ha disegnato il profilo dei reati per tutta la città. Milano è la città con il più alto tasso di reati connessi alla microcriminalità. Uno su cinque dei numeri civici di Milano ha subito un furto. L'area principalmente colpita è quella immediatamente fuori dal centro, ma ancora non nella periferia della città. Siccome quelle per difesa personale vengono sempre a diminuire, i porti d'arma per uso sportivo sono passati negli ultimi anni da circa 140.000 a 300.000, sono circa raddoppiati. Il porto per uso sportivo permette di avere un'arma in casa e, in caso estremo, di poterla utilizzare per difesa. Non è una città che ti fa stare tranquilla. Il fatto che ci siano tante persone che vogliano imparare ad usare un'arma è perché comunque questo senso di insicurezza secondo me è sempre più sentito. Il fatto di potermi difendere almeno all'interno di casa mia mi fa sentire più tranquilla.